visto che nei giorni scorsi è stata palcoscenico del set del docufilm Compagni d'arte, quattro giovani che avrebbero scritto la storia del cinema italiano. Mauro Bolognini, il fratello produttore Manolo, il costumista Piero Tosi e ultimo, non per importanza, Franco Zeffirelli. Questi quattro protagonisti del film, girato tra Pistoia e Roma, dai registi Fabio Luigi Lionello e la figlia di Manolo, Carlotta Bolognini. Alcune riprese sono state fatte alla villa dell'attrice pistoiese Monica Menchi, La Casaccia, che prossimamente diventerà un centro culturale di riferimento per Pistoia. Storia di un'amicizia nata a Pistoia, cresciuta a Firenze quando Mauro conosce Franco e Piero Tosi. E quello che piaceva a Carlotta e a me era di non fare il solito documentario, la solita serie di interviste che sulla storia che bene o male un po' tutti conoscono di questi personaggi, sui loro successi cinematografici, operistici, teatrali, eccetera. Ma era puntualizzare, focalizzare come la passione per il cinema fosse nata in un periodo poi tra virgolette oscuro, cioè in piena guerra. Per me ogni scena è emozionante perché, cioè, la troupe la vive in un modo, io ovviamente mi commuovo perché anche la scena ieri di Anna con zio Mauro, che quando sa della morte di Silvano Fedi, per me è, cioè, mi viene un groppo in gola adesso perché zio me l'ha raccontata tante volte. Ogni episodio, ecco, io vedo i miei nonni, vedo il mio papà, vedo zio Piero, che lo chiamavo zio Piero, persone che hanno frequentato casa mia, la mia famiglia, che mi hanno insegnato tanto. Entra un centro culturale, è stato sempre il mio sogno fin da bambina, questa è una casa che mi ha visto nascere e c'è stata questa bella occasione grazie a Carlotta Bolognini e a Lionello. Quindi una parte del docufilm viene girata qui oltre che in Roma e in altri luoghi e diciamo che è un debutto. Poi l'inaugurazione ufficiale sarà l'anno prossimo con eventi.